Nell'aula magna Federico Caffè dell'Università d'Annunzio di Pescara torna il Career Day 2022. L'evento è dedicato agli studenti e ai laureati della SEAGS, la Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche dell'Ateneo d'Annunziano e prevede una serie di iniziative di orientamento al lavoro e simulazione di colloqui con le aziende del territorio partner dell'Università, come ha spiegato la professoressa Maria Luisa Gambini, presidente della Scuola di Scienze Economiche dell'Università d'Annunzio. Questo evento in realtà riprende una tradizione della nostra scuola che da sempre, direi, è impegnata nella costruzione di relazioni con le imprese del territorio per favorire l'ingresso dei nostri studenti nel mondo del lavoro. Quindi riprendiamo un evento che in questo momento storico è un segno di ripartenza. Nello specifico questo evento è pensato per creare un incontro, un confronto tra i nostri studenti e neolaureati, quindi i nostri giovani, e le aziende, direi che quelle che partecipano oggi sono aziende con le quali abbiamo rapporti consolidati, in particolare grazie a delle convenzioni che uniscono le aziende all'università è possibile per i nostri studenti fare un'esperienza di tirocinio e stage presso le aziende, perché questa esperienza, che è prevista come obbligatoria tutti i percorsi delle nostre lauree triennali e anche magistrali ovviamente, consente ai ragazzi applicare le nozioni teoriche, la metodologia, le conoscenze che hanno acquisito in aula nelle realtà aziendali. E ci sarà la possibilità per i nostri ragazzi di partecipare a una serie di attività organizzate dalle agenzie per il lavoro, attività nelle quali sono chiamati in prima persona ad intervenire, perché vogliamo che possano conoscere meglio come sta cambiando il mondo del lavoro, come inserirsi nel mercato dell'occupazione e dare degli strumenti anche per esercitare con maggiore consapevolezza le scelte cui saranno chiamati. Poi una delle scelte più importanti della nostra vita: che lavoro faremo? Le aziende ci stanno dicendo quello che cercano nei giovani e le opportunità che questo legame che deve essere sempre più stretto tra l'università e le aziende del territorio, ovviamente in particolare, può dare come valore aggiunto nella loro formazione e nella loro esperienza di vita.